Benvenuti al primo numero ufficiale della video newsletter del canale. Iniziamo con un numero tematico, cosa che mi sembra anche abbastanza giusta, visto che proprio intorno al marzo del 2022 il canale iniziava a diventare un pochino più regolare e proprio con argomento la matematica. Infatti, rispetto agli anni soliti, ho deciso di fare l'annuncio ufficiale per il lancio e la raccolta, la cosiddetta call for papers, diciamo così, dei contributi dedicati al Carnevale della Matematica del 14 marzo 2023, proprio con un video su YouTube. Intanto, cos'è il Carnevale della Matematica? Vale bene spiegarlo ancora una volta. Fondamentalmente è un link post, cioè un post pubblicato su un blog costituito da link. Ovviamente nel Carnevale non ci sono solo link. Si racconta, per esempio, le proprietà del numero protagonista di quelle edizioni o, perché no, dei numeri. Perché il 14 marzo? Infatti è anche il Pi Day, quindi racconteremo anche qualcosa sul pi greco. I link però da dove li andiamo a pescare? In realtà il Carnevale della Matematica viene ospitato ogni mese da un blogger matematico diverso, un matematto, per dirla in maniera più esplicita. Il matematto raccoglie i contributi degli altri matematti, cioè tutti i post e gli articoli che hanno scritto nel mese precedente. A quel punto poi li mette in fila uno dietro l'altro e prova a raccontarli in maniera breve per stimolare appunto il lettore e dire: ok, noi abbiamo scritto tutto questo, tocca a te provare ad andare a leggerli, magari tutti, magari qualcuno, a tuo piacere, come si suol dire di questi tempi. E come ormai da tradizione da più o meno un decennio, forse qualcosa di meno, se la memoria non mi inganna, il Carnevale del Pi Day, cioè quello che esce il 14 marzo, esattamente il giorno in cui si festeggia il Pi greco e più in generale la matematica, il Carnevale della Matematica viene ospitato sul mio blog principale, Dropsy. Per cui, se avete scritto nel mese precedente al Carnevale della Matematica un qualunque articolo legato alla matematica in generale, beh, segnalatemelo. Potete farlo seguendo le istruzioni che vi lascio nel link in descrizione. Se invece avete realizzato un video dedicato al Pi greco, ma non avete un blog su cui appoggiarlo, allora passate a commentare qui sotto. Inserirò il video in una playlist detta Pi Day 2023 e poi segnalerò la playlist all'interno del Carnevale della Matematica stesso. Potete però adottare anche una soluzione diversa, visto che, come ogni anno, Ilaria F. Matt ha lanciato l'iniziativa People Format, ovvero una playlist che ha l'obiettivo di raccogliere i video realizzati da divulgatori matematici, ma non solo, nel corso di questo mese, dedicati appunto ai matematici che hanno fatto la storia della matematica. Prima dei saluti, mi sembra giusto ringraziare Alberto Salacco, perché in qualche modo, senza il suo canale YouTube, neanche io avrei avuto lo stimolo per proseguire e proporvi così tanti video, soprattutto dedicati a Disney e Shanks. Per cui, invitandovi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati, e soprattutto voi, divulgatori matematici, a partecipare alle iniziative dedicate al Pi Day, People Format, oppure la playlist dedicata al Pi greco, oppure il Carnevale della Matematica stesso, non mi resta che dirvi saluti a tutti!